Con il responsabile del Borgo Solestà, parliamo di una giornata di sport dove tanti ragazzi si incontrano e fanno tanti sport, perché il bello è che si gira o ha tempo. Poi anche il calcio è la sua parte. Beh, sì, il calcio è la nostra parte. Adesso in questa manifestazione praticamente noi abbiamo suddiviso tutte le associazioni in diversi gruppi e tutti i vari gruppi vanno a disputare in 20 minuti quella disciplina sportiva. Quindi c'è il calcio, c'è sicuramente il volley, c'è il torball, c'è il basket, c'è la hockey con la carrozzina e c'è il tiro con l'arco. Quindi insomma rappresentiamo un po' quelle discipline che i ragazzi sono in grado di fare, insomma. Tutti possono fare tutto, il messaggio è questo, insomma, ecco, senza nessuna esclusione, tra virgolette. A questo punto passiamo un po', sta per ripartire il nuovo campionato, una nuova avventura per il calcio quarta categoria, l'Ascoli for Special, e una nuova avventura, soprattutto un campionato che sta crescendo, possiamo dire campionato? Sì, possiamo dire tranquillamente campionato, partirà adesso nel mese di gennaio, perché tutto il movimento è passato dal CSI alla FIGC, quindi c'è questo passaggio un po' burocratico, diciamo, tra virgolette. Quindi siamo a gennaio, ci saranno 8 formazioni, da Rimini, da Ancona, da Porto Potenza Picena, da Fermo, Ascoli, San Benedetto, e poi andiamo verso in giù Pescara fino ad arrivare a Lanciano. Sarà un bellissimo campionato che si svolgerà quasi sicuramente tutto nella nostra città, a Monterocco, al campo di Monterocco, che è diciamo un po' come un centro, diciamo, tra virgolette, ecco, per questo genere di attività.